Fratelli e radio, amici di Facebook, YouTube e Instagram, buongiorno a tutti, un saluto a tutti iscritti al canale, ragazzi, buona domenica, buone vacanze per chi ha cominciato le vacanze in questo weekend, le due centrali, di solito, insomma, tanta gente si muove per le due centrali, quindi buone ferie a tutti. E come vi avevo anticipato, ragazzi, la partita non l'ho vista, ho visto il risultato e ho visto gli highlights stamattina, quindi ultimo test pre-campionato contro il Villarreal, tra l'altro qui a Pescara, tra l'altro veramente con un campo indecente, un campo brutto, tra l'altro si prendono quattro pere e si mette la maglia dell'Inter oggi, giustamente, perché secondo me funziona così, cioè bisognerebbe portarla sempre, a maggior ragione quando si perde. Detto questo, 2-4, ho già visto diversi commenti, diverse cose, ripeto, i disfattisti a prescindere, quelli che ad ogni minimo appiglio devono creare comunque il clamore o il malumore su delle cose, anche no, ci sono delle cose da risolvere, delle cose da sistemare, indubbiamente. Abbiamo preso un sacco di gol, ora non so quanti esattamente, però se facciamo una media, credo che forse a due forse ci arriviamo, non lo so, nelle partite, però chiaramente le prime amichevoli c'era addirittura Fontana Rosa, per dire, però è un Inter che in tutte le amichevoli è andata sotto, si è fatta mettere sotto abbastanza, vuoi anche perché poi l'avversario man mano aumentava anche di livello e insomma si è arrivato a giocarti la partita col Villarreal. Ho sentito che non è stata una bella partita da parte dell'Inter, a parte qualche buono spunto tipo Gosens che ha fatto un assist, quindi sono contento per il ragazzo, gol di Lukaku che dà continuità, gol di testa ho visto, gol di D'Ambrosio ancora di testa, poi per il resto però 5-6 tiri verso la porta, 4 gol sono un po' troppi. Ho visto diversi contropiedi in queste partite, abbiamo preso dei gol in contropiedi dove tu ti fai fregare la palla e quelli ripartivano come delle saette. Ho visto ieri dei buchi nonostante la difesa titolare, ho visto un Handanovic poco reattivo e lì io, ragazzi, la gente si dice no, secondo me devi puntare sul ragazzo, ma purtroppo non sarà così, con tutto che sbaglierà anche il ragazzo, ci mancherebbe, tutti i portieri fanno le cazzate, però ci manca proprio quella reattività che il ragazzo ha dimostrato di avere. Vedremo più avanti, però sto nodo Handanovic, io da quant'è che lo dico? Io non avrei neanche rinnovato, ma non mi vergogno a dirlo, cioè non è che cambio idea così, non me ne frega un cazzo, cioè ci salverà ancora Handanovic, ci mancherebbe, ma non è più quello di una volta, la parabola è veramente discendente. Per quanto riguarda la difesa, non lo so, sono quattro pere, c'era Skriniar, sì, ma Skriniar è tornato praticamente l'altro giorno, ha avuto anche un infortunio, quindi... per il resto non lo so, sicuramente da sistemare la difesa, la migliore difesa vince il campionato in Italia, voi lo sapete che a me Bremer mi è rimasto qua, non finirò mai di dirlo, Dybala no, ma Bremer, ragazzi, cioè, non finirò mai di dirlo, è stata fatta una cazzata a non prenderlo subito, colpa di Zanko, non so di chi cazzo era colpa, ma Bremer bisognava portarlo, davi un chiaro segnale, davi, perché va bene Lukaku, va bene anche il ragazzo Aslani che ha sbagliato, bisogna dare il tempo, è chiaro che, raga, non è che poi lui dovrà fare il Brozovic, non esiste, lui c'è Brozovic, non esiste, c'è Aslani che ha altre caratteristiche, può giocare in quel ruolo, come altri giocatori, ho sentito, praticamente non ho visto nulla, quindi però ho sentito e quindi è una conferma che quando cambi gli attaccanti non succede un cazzo di nulla, non è tanto per Dzeko, non mi preoccupa tanto Dzeko che è un carro armato e quindi deve trovare la condizione. Più che altro Correa, datti una cazzo di svegliata. Quest'anno, l'anno scorso, no, dai, aspettiamo il cazzo, anche basta. Cioè. Sei il pupillo del mister, hai voluto rimanere, tutte quelle belle parole, poi entri e non incide un cazzo di niente. Secondo me, che si dia una svegliata, perché non puoi puntare solo sulla Lula. Che cazzo siamo tornati? 2 anni fa siamo tornati. Quindi, che si dia una svegliata, perché secondo me Dzeko, una volta che entra in forma, il vice Lukaku deve fare... Quell'altro deve fare quello che non ha fatto l'anno scorso. Vabbè, non è che gli chiediamo 25 gol a Correa, ma almeno cazzo arriva in doppia cifra. Fai 10-12 gol di merda, no? Che possono servire. Quindi anche questa è una cosa da vedere. Io addirittura alternerei. Perché abbiamo visto che col gioco delle coppie proprio non c'è più nulla dopo. Allora alterna, piuttosto prova Correa a fianco a Lukaku, non lo so. Fai un po' di prove, ormai le prove sono finite, non ci sono più prove, si parte col campionato, siamo a 5 minuti di video. Detto questo, ragazzi, non mi esalto per le amichevoli con risultati roboanti,
a favore, figurati se. Però le cose vanno dette, le cose vanno dette. Quindi questo era il. Si chiude il cerchio delle amichevoli, si parte per il campionato a Lecce e quindi subito testa bassa e pedalare e basta. Il mister dovrà correggere delle cose e mi auguro che la squadra rimanga questa, insomma, che non ci siano cessioni da qui alla fine del mese, perché sta cosa che si comincia il campionato e poi potresti non avere dei giocatori, mi girano già altamente i coglioni ad Elica. Quindi speriamo di no. Condivisione dei video, iscrizione al canale e sempre forza Inter. Oggi più che mai sbatto queste due coppe in faccia ai gobbacci. Ciao.